Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Faccio riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti al podcast numero 49. Stagione 5 di Mio Podcasting. In questa puntata, breve, corta e sintetica, mi riferirò alla bloggata che trovate in link in descrizione di questo file su YouTube, Chance for Alaska Lecture Series del professor Vladimir Romanovsky. Scusate. La traduzione e sintesi in italiano della conferenza gratuita che potete trovare in YouTube e che potete fruirla dalla mia bloggata in inglese se avete le skill, altrimenti la trovate sintetizzata in italiano. Io qui ve la racconterò per sommi, corti e brevi capi. Allora, la definizione di permafrost. Il permafrost è basato sulla definizione della temperatura, si intende ogni tipo di materiale che sia sottoterra ad una temperatura inferiore ai 0 gradi Celsius per più di 2 anni. Questa definizione è assai semplice, basta misurare la temperatura del suolo a varie profondità. Se questa non è inferiore ai 0 gradi, allora quanto si è misurato è appunto non permafrost. Da qui si inferisce che tutto quanto è a temperatura inferiore ai 0 gradi centigradi è materiale per adesso stabile, mentre quello che è a 0 gradi centigradi è materiale instabile che finirà rapidamente in temperature sopra lo zero, per cui si scioglierà e tutto il materiale sparirà. Lo stato attuale del permafrost: si identificano 3 tipi, il permafrost continuo, che è quello che è sempre sotto zero il 90% delle volte misurate in un anno, mentre abbiamo il permafrost discontinuo, che è quello che è sotto zero tra il 50% e il 90% delle misurazioni in un anno, semplicemente perché è ad una latitudine o in un'area in cui il clima è più mutevole. Infine abbiamo il permafrost sporadico, che è quello che è sotto zero tra il 10% delle volte e meno del 50% delle misurazioni. In Alaska la situazione attuale del permafrost per ampiezza e profondità. Le serie storiche esistono dal 1984 sino ad oggi. Il profilo della temperatura del permafrost misurate per profondità mostrano nel tempo un incremento della temperatura che dalla superficie si sta irraggiando alle profondità più basse. C'è molta inerzia termica, ma dai 40 metri sino alla superficie si è innescato un trend di riscaldamento che, seppure a temperatura ancora sotto lo zero, il trend sta portando a temperature vicino allo zero termico. Fino a 20 metri di profondità dal 1984 ad oggi invece la temperatura si è innalzata di più 3 gradi centigradi, e la stessa cosa è accaduta sino ai 45 metri di profondità, in cui il permafrost sta perdendo la sua inerzia termica a causa di quello che accade in superficie con temperature più miti. Possibili cambiamenti futuri del permafrost: se si assume un trend lineare come palese nelle misurazioni, da oggi al 2050, quindi un vicino futuro, avremo solo lo zero termico al suolo. Ci sono variazioni nella quantità di neve ogni anno, ma non esiste alcun trend di lungo periodo in queste variazioni sulle quantità di neve, per cui non essendoci quindi una protezione del suolo, l'innalzamento delle temperature impatta direttamente sul suolo, che si riscalda appena cambia il suo albedo, sparendo appunto la neve. Conseguenze per i cambiamenti del permafrost si sono drammatici, quindi in particolar modo nella baia di Prudhoe, che dal 1990 al 2010, quindi per 20 anni,
c'è stato un cambiamento che ha causato vari problemi ingegneristici a causa della subsidenza del suolo, ovviamente bue sprofondamento del terreno, oltre che al cambio dell'albedo del terreno, che ha iniziato quindi a sciogliersi più rapidamente, sempre più rapidamente, anche a causa dei relativi flussi di acqua. Cambiamenti della tundra in varie zone sono molto veloci, da una tundra arida e gelida bloccata nel permafrost i fenomeni di subsidienza mutano il territorio, si formano laghetti e cresce l'erba dove prima c'era solo dello sporadico muschio, presto attecchiranno anche alberi e diventerà quindi una zona coperta dalla taiga. In Fairbanks le rilevazioni del permafrost e della sua temperatura dal 1930 al 2006 mostrano che il permafrost a 30 cm è salito di più 3 gradi Celsius sino ad oggi, e quindi invece fino ai 0,5 metri di profondità c'è ancora ghiaccio, ma le temperature sono anche risalite di più 3 gradi. Ad oggi siamo in profondità, in prossimità dello zero, e molto presto tutto questo arco di suolo fino a mezzo metro non sarà più permafrost. Il suolo invece più profondo di un metro, le temperature anche qui sono risalite però solo di mezzo grado centigrado. In pochi anni anche questo permafrost è probabile che si dissolverà diventando suolo comune, subendo appunto anche gravi fenomeni di subsidienza. Nella penisola di Jamal in Siberia, nel giro di una settimana si è creato un lago gigantesco che sembrava un cratere di 30 metri di diametro e profondo 25. È probabilmente stato causato da un'enorme bolla di metano che è fuggita via in atmosfera a causa dello scioglimento del permafrost in superficie, che per lunghi secoli ha fatto da tappo. Non si tratta di un collasso sia di subsidienza, ma come di un'esplosione dall'interno verso l'esterno, quindi del gas che si è liberato perché il permafrost da tappo si è sciolto. Probabilmente il grosso buco poi si è riempito d'acqua e si è allagato, e poi anche frenato per collasso e relativo scioglimento di altro permafrost. Oggi è diventato un lago. Che cosa ci dovremmo attendere? Tutti i modelli lo predicono: un riscaldamento della Siberia. I modelli predicono che per la fine del XXI secolo il permafrost in Alaska potrebbe scomparire fino a 5 metri di profondità. Parte la zona bagnata dal Mar Polare Artico. Forse rimarranno zone dove appunto il permafrost potrebbe, diciamo, non subire, diciamo, una relativa erosione. Ci sono però zone di permafrost sul Mar Polare alte 30 metri che sembrano una scogliera, ma circa il 70-80% di queste strutture è composto da ghiaccio, e quando il ghiaccio si scioglierà tutta questa massa di detriti cadrà diventando spiagge basse e sabbiose. Stesse cose accadranno in Siberia, in Alaska e su tutte le infrastrutture, edifici, ferrovie, strade, gasdotti e oleodotti costruiti in zone subpolari. Avremo gravi fenomeni di subsidienza che renderanno la situazione ovviamente critica per queste popolazioni. Se siete interessati a questi temi, io vi invito a consultare la bloccata indicata in descrizione. Per questa puntata è tutto, ciao, un saluto, alla prossima.